vi sono tre cose troppo meravigliose per me, sì, e quattro che non conosco. Le vie di un'aquila nell'aria, le vie di un serpente sulla roccia, le vie di una nave in mezzo al mare, le vie di un uomo con una fanciulla. L'assoluta desolazione del panorama incominciava a fare il suo effetto. Sedetti per considerare la situazione e, se possibile, per richiamare alla mente qualche punto di riferimento che mi consentisse di districarmi di lì. Se fossi almeno riuscito a scorgere di nuovo l'oceano, tutto sarebbe diventato chiaro, perché sapevo che dall'alto avrei potuto vedere l'isola di Groix. Deposi il mio fucile, mi inginocchiai dietro a una roccia e accesi la pipa. Poi diedi un'occhiata al mio orologio. Erano quasi le 4. Avevo continuato ad allontanarmi da Kerselec fino allo spuntare del sole. Il giorno prima, quando mi ero fermato a Gulven, sui precipizi che si trovavano sotto Kerselec, avevo guardato quella brughiera desolata nella quale adesso mi ero perduto. E quelle basse alture mi erano sembrate piatte come una pianura che si estendeva fino all'orizzonte. Per quanto sapessi come sono ingannevoli le distanze, non mi ero reso conto che quelle che viste da Kerselec sembravano depressioni erbose erano in realtà grandi valli coperte d'erica e ginestre spinose, e quelli che sembravano macigni sparsi erano in realtà enormi pareti di granito. «È un brutto posto per uno straniero», aveva detto il vecchio Gulven. «Farebbe bene a prendersi una guida». E io avevo risposto: «Non mi perderò». Adesso sapevo che invece mi ero perso. Mi ero seduto a fumare e il vento del mare mi soffiava in faccia. Da ogni parte attorno a me si stendeva la brughiera, coperta di ginestre, di erica in fiore e di massi di granito. Non si scorgeva neppure un albero, né una casa. Dopo un po' ripresi il fucile e, volgendo le spalle al sole, lo seguii. Serviva ben poco seguire uno dei ruscelletti che di tanto in tanto mi attraversavano la strada, perché invece di scendere al mare scorrevano verso l'interno e si perdevano negli stagni cinti di canne e nelle depressioni della brughiera. Ne avevo seguiti parecchi, ma tutti mi avevano condotto a paludi o a piccoli stagni silenziosi, dai quali si levavano pigolando i beccaccini, allontanandosi in cerchio per la paura. Cominciavo a sentirmi stanco, e il fucile mi faceva dolere la spalla, nonostante la doppia imbottitura. Il sole scendeva sempre più basso, e ormai era alla mia altezza, al di là delle ginestre gialle e degli stagni. Camminavo guidato dalla mia ombra gigantesca, che sembrava farsi più lunga ad ogni passo. Le ginestre spinose mi graffiavano gli stivali, scricchiolavano sotto i miei piedi, facevano piovere fiori sulla terra scura, e le felci ondeggiavano e si inchinavano lungo il mio percorso. Dai ciuffi d'erica i conigli schizzavano via, lanciandosi di corsa tra le felci, e dalle erbe palustri giungeva il richiamo assonnato delle anatre selvatiche. Una volta una volpe attraversò il mio cammino, e poi, mentre mi fermavo a bere in un ruscello, rapidissimo, un airone sbatté pesantemente le ali tra le canne, poco lontano da me. Mi voltai a guardare il sole. Sembrava toccare ormai il ciglio della pianura. Quando finalmente decisi che era inutile andare avanti e che dovevo rassegnarmi a trascorrere almeno una notte nella brughiera, mi lasciai cadere al suolo completamente esausto. La luce del sole al tramonto scendeva, obliqua e calda, sopra il mio corpo, ma il vento del mare cominciò a rinforzarsi, e allora sentii un brivido salire dai piedi calzati di stivali bagnati fradici. Sopra di me, molto in alto, giravano i gabbiani e sembravano pezzetti di carta bianca trasportati dal vento. Da qualche palude lontana si levò il grido solitario di un chiurlo. Poco a poco il sole affondò nella pianura e l'ozzente si arrossò del suo riverbero. Guardai il sole passare dall'oro pallido al rosa acceso, poi a un rosso di brace. Sopra di me danzavano nuvoli di moscerini e in alto, nell'aria tranquilla, un pipistrello si tuffava e risaliva. Le palpebre cominciarono a chiudermisi. Poi, mentre mi scrollavo di dosso la sonnolenza,
Uno scricchiolio improvviso tra le felci mi riscosse. Alzai gli occhi. Un grande uccello stava librato fremente sopra il mio viso. Per un istante mi sfrecciò accanto tra le felci. Poi l'uccello si sollevò, descrisse un cerchio nell'aria e si avventò impicchiata tra la vegetazione. In un attimo balzai in piedi e guardai tra le ginestre. A un folto d'erica non lontano venne il rumore di una lotta, quindi si smorzò. Avanzai con il fucile puntato e poi, quando arrivai all'erica, lo infilai di nuovo sotto il braccio e restai immobile, in un silenzio sbalordito. Al suolo giaceva una lepre morta e su di lei stava un magnifico falcone con una zampa unghiuta affondata nel collo della bestiola e l'altra piantata fermamente nel fianco senza vita. Ma ciò che mi sbalordì non fu la semplice vista di un falcone posato sulla preda. Era una scena che avevo visto altre volte. Quel falco portava una specie di guinzaglio legato su entrambe le zampe, dal quale pendeva un pezzo di metallo rotondo, simile a un sonaglio da slitta. L'uccello girò verso di me i fieri occhi gialli, poi si piegò e piantò il becco ricurvo nella sua preda. Nello stesso istante, tra l'erica, risuonarono dei passi frettolosi e una ragazza apparve davanti a me. Senza neppure lanciarmi un'occhiata, si avvicinò al falcone, gli passò sotto il petto la mano guantata e lo staccò dalla preda. Poi abilmente infilò un minuscolo cappuccio sulla testa dell'uccello e, reggendolo sul guanto, si chinò a raccogliere la lepre. Passò una funicella attorno alle zampe dell'animale e la fissò all'estremità della cinghia che le pendeva dalla cintura. Poi si mosse per tornare indietro. Quando mi passò davanti, io mi tolsi il cappello e lei rispose con un cenno impercettibile del capo. Ero rimasto tanto sbalordito, immerso nell'ammirazione della scena che si era svolta davanti ai miei occhi, da non rendermi neppure conto che lì c'era la mia salvezza. Ma quando la fanciulla si allontanò, mi ricordai che se quella notte non volevo dormire in una brughiera ventosa, avrei fatto meglio a recuperare in fretta il dono della parola. Appena cominciai a parlare, lei esitò, e quando mi fece avanti mi sembrò di scorgere nei suoi occhi bellissimi un'espressione impaurita. Ma quando le spiegai umilmente la spiacevole situazione in cui mi trovavo, arrossì e mi guardò meravigliata. «Certamente voi non siete di Kerselec», esclamò. La sua voce dolcissima non recava traccia dell'accento bretone né di altri accenti a me noti. Eppure c'era qualcosa che mi sembrava di aver udito altre volte, qualcosa di indefinibile e di strano, come il motivo di una vecchia canzone. Spiegai che ero americano e non conoscevo il Finisterre, dove ero venuto a caccia per divertirmi. «Un americano», ripete lei con gli stessi strani toni musicali. «Non avevo mai visto un americano». Per un attimo agitò in silenzio, poi mi guardò e disse: «Non riuscireste a raggiungere Kerselec anche se camminaste tutta la notte, neppure con una guida». Era davvero una bella notizia. «Però», cominciai, «se riuscissi a trovare una casa di contadini, potrei avere un riparo e qualcosa da mangiare». Il falcone, posato sul polso della fanciulla, sbatté le ali e scrollò la testa. Lei gli carezzò il dorso lucido e mi lanciò un'occhiata. «Guardatevi intorno», disse dolcemente. «Riuscite a vedere la fine di questa brughiera? Guardate a nord, a sud, a est e a ovest. Riuscite a vedere altro che brughiera e felci?» «No», risposi. «La brughiera è selvaggia e desolata. È facile penetrarvi, ma qualche volta coloro che vi entrano non escono più. E qui non vi sono case di contadini». «Bene», feci io. «Se volete indicarmi in che direzione si trova Kerselec, domani non impiegherò più tempo per tornarvi di quanto ne abbia impiegato per venire fin qui». La fanciulla mi guardò ancora con un'espressione molto simile alla pietà. «Ah!» esclamò. «Venire è facile e richiede qualche ora. Andarsene è difficile e si possono impiegare secoli». La fissai sbalordito, ma poi pensai di avere frainteso le sue parole. Quindi, prima che avessi il tempo di parlare,
lei trasse dalla cintura un fischietto e vi soffiò. «Sedete e riposate», gli disse. «Siete venuto da molto lontano e siete stanco». Raccolse la gonna pieghettata e, accennandomi di seguirla, si avviò con grazia attraverso le ginestre spinose verso una roccia piatta tra le felci. «Verranno direttamente qui», disse. Sedette a un'estremità della roccia e mi invitò ad accomodarmi dall'altra parte. La luce del tramonto cominciava a sbiadire nel cielo e un'unica stella scintillava fievole attraverso la foschia rosata. Una lunga, ondeggiante formazione a triangolo di uccelli acquatici passò sopra le nostre teste diretta verso meridione e dalle paludi intorno a noi si levarono i richiami dei pivieri. «È molto bella questa brughiera», mormorò lei sottovoce. «È bella, ma crudele con gli estranei», risposi. «Bella e crudele», ripeté lei in tono sognante. «Bella e crudele. Come una donna», feci io, stupidamente. «Oh!» esclamò lei, trattenendo il respiro, e mi fissò. I suoi occhi scuri incontrarono i miei. Mi sembrò che fosse incollerita o spaventata. «Come una donna», ripeté sottovoce. «Che cattiveria a dir questo!» Poi, dopo una pausa, come se parlasse a se stessa, ripeté. «È una cattiveria dir questo!» Non so in che modo mi scusai per quelle parole sciocche e offensive, ma so che lei appariva tanto turbata che cominciai a temere d'aver detto, senza rendermene conto, qualcosa di terribile. E ricordai con orrore tutte le trappole e i trabocchetti che la lingua francese ha in serbo per gli stranieri. Stavo cercando di immaginare che cosa potevo aver detto quando un suono di voci giunse attraverso la brughiera e la giovane donna si alzò. «No», disse con l'ombra di un sorriso sul volto pallido, «non accetterò le vostre scuse, messie, ma vi dimostrerò che vi sbagliate, e questa sarà la mia vendetta. Guardate, ecco che stanno arrivando Halstur e Raoul». Due uomini apparvero nel crepuscolo. Uno portava sulle spalle una bisaccia e l'altro reggeva un cerchio davanti a sé, come un cameriere legge un vassoio. Il cerchio era fissato alle sue spalle per mezzo di cinghia e su di esso erano posati tre falconi incappucciati, muniti di campanelli tintinnanti. La fanciulla si avvicinò al falconiere e, con un rapido scatto del polso, trasferì il suo falcone sul cerchio. Quello si spostò lateralmente, portandosi accanto ai compagni che scrollarono le teste incappucciate e arruffarono le penne, fino a quando i sonagli dei geti tintinnarono nuovamente. L'altro uomo si fece avanti. Con un inchino rispettoso prese la lepre e la ripose nel carniere. «Questi sono i miei picher», disse la fanciulla, rivolgendosi verso di me con dolce dignità. «Raoul è un buon falconier, e un giorno farò di lui il mio gran venier. Astur è incomparabile». Senza dir nulla, i due uomini mi salutarono rispettosamente. «Non vi ho detto, messie, che vi avrei dimostrato che avevate torto?» continuò la giovane donna. «Ecco, questa è la mia vendetta. Fatemi la cortesia di accettare cibo e riparo in casa mia». Prima che potessi risponderle, lei parlò ai falconieri e questi si incamminarono subito tra l'erica. Poi mi rivolse un gesto gentile e si avviò a sua volta. Non sapevo come farle comprendere la mia profonda gratitudine, ma lei sembrava contenta di ascoltarmi mentre procedevamo tra l'erica rugiadosa. «Non siete stanco?» chiese. Io avevo completamente dimenticato la stanchezza, grazie alla sua presenza, e glielo dissi. «Non vi pare che la vostra galanteria sia un po' antiquata?» rispose lei, e quando mi vide confuso e umiliato aggiunse tranquillamente: «Oh, mi piace tutto ciò che è antiquato, ed è delizioso sentirvi dire cose tanto graziose». La brughiera attorno a noi era ormai silenziosa sotto la spettrale coltre di nebbia. I pivieri avevano smesso di lanciare i loro richiami. I grilli e i minuscoli abitanti dei campi si azzittivano al nostro passare. Eppure mi pareva di udirli ricominciare in distanza, dietro di noi. I due falconieri che ci precedevano avanzavano a lunghi passi tra l'erica e il tintinnare fievole dei campanelli dei falchi
giungeva alle nostre orecchie in rintocchi lontani. All'improvviso, dalla nebbia davanti a noi, uscì uno splendido segugio, subito seguito da un altro e da un altro ancora, fino a quando furono una mezza dozzina che saltavano e spiccavano balzi attorno alla fanciulla. Lei li accarezzò e li acquietò con la mano guantata, parlando con degli strani termini che ricordavo di aver letto in antichi manoscritti francesi. Poi i falconi, posati sul cerchio portato dall'uomo che ci precedeva, cominciarono a sbattere le ali e a lanciare strida, e da qualche parte risuonarono le note di un corno da caccia. I segugi balzarono via e scomparvero nel crepuscolo, mentre i falconi sbattevano ancora le ali, stridendo. La fanciulla cominciò a canterellare sul motivo del corno. La sua voce risuonava chiara e dolcissima nell'aria della notte. «Chasseur, chasseur, chassez encore, quitte rosette et jeune ton, ton 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 ton. Oh, pour rebatté de l'aurore, que les amours soient de planton, ton 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 ton». Mentre ascoltavo quella voce incantevole, una massa grigia che si faceva rapidamente sempre più distinta apparve davanti a noi, e il corno risuonò gioiosamente tra il tumulto dei segugi e dei falconi. Sulla porta brillava una torcia, e dall'uscio che si apriva filtrò una luce. Varcammo un ponte di legno che tremava sotto i nostri piedi e che si alzò scricchiolando non appena superammo il fossato. Eravamo in una piccola corte pavimentata di pietra, cinta di mura da ogni parte. Un uomo uscì da una porta e, inchinandosi, offrì una coppa alla fanciulla. Lei la prese e se la portò alle labbra, poi, riabbassandola, si rivolse a me e disse a voce bassa: «Vi do il benvenuto». In quel momento uno dei falconieri arrivò con un'altra coppa, ma prima di offrirla a me la consegnò alla fanciulla, che l'assaggiò. Il falconiere si tese per riceverla, ma lei esitò un attimo e poi, facendosi avanti, me l'offrì con le sue mani. Compresi che si trattava di un gesto straordinario di benevolenza, ma non riuscii a capire cosa dovessi fare, perciò non mi portai subito la coppa alle labbra. La fanciulla arrossì bruscamente e io mi resi conto che dovevo agire in fretta. «Mademoiselle», mormorai, «uno straniero che voi avete salvato da pericoli di cui non si renderà mai conto, vuota questa coppa in onore della più gentile e incantevole ospite di tutta la Francia». «In suo nome», mormorò lei facendosi il segno della croce, mentre io vuotavo la coppa. Poi varcò la soglia e si girò verso di me con un gesto grazioso. Mi prese una mano tra le sue e mi condusse nella casa, dicendomi più volte: «Siete il benvenuto, siete veramente il benvenuto nel castello di Is». Il mattino seguente mi svegliai al suono del corno. Balzai dal letto antico e corsi a una finestra chiusa dalle tende, dalla quale il sole filtrava attraverso i piccoli vetri profondamente incassati. Il suono del corno cessò mentre io guardavo nel cortile sottostante. Un uomo, che avrebbe potuto essere il fratello dei due falconieri della sera precedente, stava in mezzo a una muta di segugi. Aveva legato sulla schiena un corno ricurvo e stringeva tra le mani una lunga frusta. I cani uggiolavano e guaivano, saltellando attorno, frenetici. Dal cortile più lontano venne il battito degli zoccoli dei cavalli. «Montate!» gridò una voce in bretone, e con un acciottolio di zoccoli i due falconieri, con i falchi sui polsi, entrarono a cavallo nel cortile, in mezzo ai segugi. Poi udì un'altra voce, che mi fece affluire più veloce il sangue al cuore. «Piriù, Louis, lancia bene i segugi, e non risparmiare né speroni né frusta. Tu, Raoul, e tu, Gaston, fate in modo che le pivie non si dimostri, né, e se lo ritenete opportuno, faites courtoise le oiseau. Fardiné à noiseau, come il moè che astura sul polso, non è difficile, ma tu, Raoul, potresti non trovare molto semplice governare quella gare. La settimana scorsa, per due volte, ha schiumato vif e ha perso la becade, sebbene sia abituato all'ur. Quell'uccello si comporta come uno stupido brancher. Petre Dagar ne passi facile». Stavo sognando.
antico linguaggio della falconeria che avevo letto nei manoscritti ingialliti, il vecchio francese dimenticato del Medioevo risuonava nelle mie orecchie, mentre i segugi abbaiavano e i sonagli dei falchi tintinnavano, accompagnando il trapestio dei cavalli. La fanciulla continuò a parlare in quella dolce lingua dimenticata. «Se preferisci attaccare la longe e lasciare il tuo agaro bloc, Raoul, non ti dirò nulla, perché sarebbe un peccato rovinare una così bella giornata con un sor mal addestrato. E Simè, Abassè, forse è il modo migliore. Salui donerà de rein. Forse ho avuto troppa fretta con quell'uccello. Ci vuole tempo per passare alla filiera e agli esercizi de scap». Raoul il falconiere si chinò sulle staffe e rispose: «Se piace a mademoiselle, terrò io il falco». «È mio desiderio», rispose lei. «Me ne intendo di falconeria, ma tu hai ancora molto da insegnarmi in fatto di otuseri, mio povero Raoul. Certi rio lui. Monta!» Il cacciatore scomparve sotto un'arcata e un attimo dopo ritornò montato su un robusto cavallo nero e seguito da un picher pure a cavallo. «Ah!» gridò la fanciulla allegramente. «Presto, Clemaret! René, presto! Tutti quanti! Suona il corno, Sir Pigliù!» Il suono argentino del corno da caccia riempì il cortile. I segugi balzarono attraverso il portone e il galoppo dei cavalli si allontanò dal cortile selciato. Sonoro sul ponte levatoio, poi improvvisamente smorzato, finì per perdersi nella brughiera, tra l'erica e le felci. Il suono del corno si udì sempre più lontano, finché non divenne così fievole da venir soverchiato al mio orecchio dall'improvviso canto di una lodola che volava altissima. Udii la voce nel cortile rispondere a un richiamo proveniente dall'interno della casa. «Non rimpiango la caccia, andrò un'altra volta. Sii cortese con lo straniero, veraci, ricordalo». Dalla casa venne una voce fioca e tremante: «Courtoisie». Mi spogliai e mi lavai dalla testa ai piedi nell'enorme vasca di coccio piena d'acqua gelida che stava sul pavimento di pietra ai piedi del mio letto. Poi mi guardai intorno per cercare i miei abiti. Erano spariti, ma su una panca accanto all'uscio c'era un mucchio di indumenti che esaminai sbalordito. Poiché i miei vestiti erano scomparsi, ero costretto a indossare quel costume. Evidentemente era stato messo lì perché lo portassi in attesa che la mia roba si asciugasse. C'era tutto: il berretto, scarpe e farsetto da caccia di stoffa grigio argento, tessuta a mano. Ma quel costume aderente, le scarpe senza cucitura, appartenevano a un altro secolo. E ricordai lo strano abbigliamento dei tre falconieri che avevo visti nel cortile. Ero sicuro che non ci si vestiva così ai miei tempi, in nessuna regione della Francia o della Bretagna, ma solo quando fui vestito e mi guardai nello specchio tra le finestre, mi accorsi che ero abbigliato più come un giovane cacciatore del Medioevo che come un bretone dei miei giorni. Visitai e presi il berretto. Dovevo scendere e presentarmi in quello strano travestimento? Pareva che non potessi farne a meno, perché i miei abiti non c'erano più, e in quell'antica stanza non esistevano campanelli per chiamare la servitù. Quindi mi limitai a togliere dal mio berretto una corta penna di falco, aprì la porta e scesi le scale. Accanto al camino, nella grande sala del pian terreno, c'era una vecchia bretone che filava servendosi di fuse rocca. Quando apparì, alzò gli occhi verso di me e con un sorriso franco mi salutò nel suo dialetto. Io le risposi in francese, ridendo. Nello stesso istante apparve la mia ospite. Ricambiò il mio saluto con una grazia e una dignità che mi fecero tremare il cuore. La sua testolina incantevole, dai riccioli scuri, era coronata da un'acconciatura che acquietò tutti i miei dubbi circa l'epoca del mio costume. La sua figura snella era squisitamente fasciata dall'abito da caccia, tessuto a mano e orlato d'argento. Sul polso inguantato reggeva uno dei suoi cari falchi. Con semplicità mi prese per mano e mi condusse nel giardino della corte. Sedette a tavola e mi invitò dolcemente ad accomodarmi accanto a lei. Poi, con quel lieve accento bizzarro, mi domandò se avevo passato bene la notte e se mi infastidivano molto gli abiti che la vecchia Pelagie mi aveva portato mentre dormivo. Guardai il mio vestito e gli stivali che stavano asciugandosi al sole presso il muro di cinta del giardino e li detestai. Erano orribili in confronto all'elegante costume che indossavo in quel momento.
Lo dissi ridendo alla fanciulla, ma lei annuì con aria molto seria. «Li butteremo via», disse in tono tranquillo. Sbalordito, cercai di spiegare che non soltanto non potevo accettare abiti in dono da chi che sia, anche se forse era una consuetudine dell'ospitalità di quelle parti, ma che avrei fatto una figura assurda se fossi tornato in città abbigliato in quel modo. Lei rise, scosse la testolina e disse in antico francese qualcosa che non capii. Poi arrivò al trotto la vecchia Pelagie con un vassoio sul quale c'erano due ciotole di latte, una pagnotta di pane bianco, frutta, un piatto di miele e un fiasco di vino rosso cupo. Come vedete non ho ancora mangiato, perché desideravo che faceste colazione con me. Ma ho molta fame, disse la fanciulla sorridendo. Preferirei morire piuttosto che dimenticare una sola parola di ciò che avete detto, sbottai con le guance in fiamme. Crederà che io sia pazzo, aggiunsi tra me, ma lei mi guardò con occhi scintillanti. Ah, mormorò, allora Messie conosce bene tutti i precetti della cavalleria. Si fece il segno della croce e spezzò il pane. Io guardavo le sue mani candide, senza osare di levare gli occhi verso i suoi. «Non mangiate?» domandò lei. «Perché siete così turbato?» «Ah, perché?» «Adesso lo sapevo. Sapevo che avrei dato la vita per sfiorare con le labbra quelle palme rose. Capivo che dal momento in cui avevo guardato quegli occhi scuri nella brughiera, la sera precedente, io l'avevo amata. La mia grande e improvvisa passione mi impediva di parlare. Vi sentite a disagio?» chiese ancora lei. Allora, come se pronunciassi la mia condanna, risposi a voce bassa. «Sì, sono a disagio, perché vi amo». E poiché lei non si mosse e non rispose, la stessa forza misteriosa mosse le mie labbra e dissi: «Io, che pure non son degno del vostro pensiero più fuggevole, io, che abuso dell'ospitalità, ripago la vostra squisita cortesia con una sfrontata presunzione, io vi amo». Lei si prese la testa tra le mani e rispose sommessamente: «Io vi amo. Le vostre parole mi sono molto care. Io vi amo. Allora vi conquisterò». «Conquistatemi», rispose lei. Ma per tutto quel tempo ero rimasto seduto in silenzio, con il viso rivolto verso la fanciulla. Anche lei taceva, il dolce volto appoggiato al palmo della mano, e mi guardava negli occhi. Sapevo che né io né lei avevamo pronunciato parole umane, ma sapevo anche che la sua anima aveva risposto alla mia. Mi sentivo scorrere in ogni vena la giovinezza e un amore gioioso. Lei, con il viso incantevole acceso, sembrava essersi appena destata da un sogno, e i suoi occhi cercavano i miei con uno sguardo interrogativo che mi faceva tremare di felicità. Facemmo colazione, parlando di noi. Le dissi il mio nome e lei mi disse il suo: Mademoiselle Jeanne D. Mi parlò della morte di suo padre e di sua madre e disse che aveva vissuto tutti i suoi 19 anni nella piccola fattoria fortificata insieme alla baglia Pelagie e a Clemarec, René, il Piquet, e ai quattro falconieri, Raoul, Gaston, Astur e il Sieur Pirouille, che avevano servito suo padre. Non aveva mai lasciato la brughiera e non aveva mai visto anima viva prima di me, eccettuati i falconieri e Pelagie. Non sapeva come mai avesse sentito parlare di Kerselec. Forse vi avevano accennato i falconieri. Conosceva le leggende del Loup Garou e di Jean la Fiamma. Le aveva prese dalla balia. Ricamava e filava il lino. I falchi e i segugi erano la sua unica distrazione. Quando mi aveva incontrato nella brughiera, si era spaventata tanto che quasi era svenuta nel sentire la mia voce. Sì, aveva visto le navi al largo delle scogliere, ma fin dove poteva giungere lo sguardo, la brughiera era priva di tracce della presenza umana. Pelagie soleva raccontare una vecchia leggenda. Chiunque si perdesse nella brughiera rischiava di non uscirne mai più, perché era incantata. Non sapeva se fosse vero o no. Non ci aveva mai pensato prima di incontrare me. Non sapeva se i falconieri erano mai usciti dalla brughiera o se avrebbero potuto farlo, volendolo. I libri che si trovava nella casa e che la balia Pelagie aveva insegnato a leggere erano vecchi di secoli.
Tutto questo me lo disse con una dolce serenità che di solito si incontra soltanto nei bambini. Trovò il mio nome facile da pronunciare e, poiché il mio nome di battesimo era Philippe, sostenne che dovevo avere sangue francese nelle vene. Non mi sembrava curiosa di apprendere qualcosa del mondo esterno e io pensai che forse le storie raccontatele dalla balia avevano annullato il suo interesse in proposito. Eravamo ancora seduti a tavola e lei gettava chicchi d'uva agli uccellini dei campi che si avvicinavano senza paura fin quasi a sfiorarci i piedi. Cominciai a parlare vagamente di andarmene, ma lei non volle saperne. Ancora prima di rendermene conto, gli avevo promesso di trattenermi per una settimana e di andare a caccia con i cani e i falchi in sua compagnia. Ottenni da lei il permesso di tornare ancora da Kerselec a farle visita dopo la mia partenza. «Oh», disse lei candidamente, «non so cosa farei se non tornaste più». E io, sapendo che non avevo il diritto di svegliarla con la brusca rivelazione del mio amore, rimasi in silenzio, osando a malapena respirare. «Tornerete molto spesso?» mi chiese. «Molto spesso», promisi. «Tutti i giorni?» «Tutti i giorni». «Oh», sospirò lei, «sono molto felice. Venite a vedere i miei falchi». S'alzò e mi prese di nuovo per mano, con un'aria di possesso candida e innocente. Attraversammo il giardino, passammo tra gli alberi da frutto e giungemmo su un prato erboso, costeggiato da un ruscello. Sul prato erano sparsi 15 o 20 tronchi d'albero parzialmente piantati nel terreno, e su tutti, tranne due, stavano i falchi. Erano legati ai ceppi da cinghie sottili, fissate a loro volta con rivetti d'acciaio alle zampe. Un rivolo di pura acqua di fonte scorreva tortuoso a poca distanza dai posatoi, in modo che gli uccelli potessero bere. I falchi cominciarono a schiamazzare quando videro la fanciulla, ma lei passò dall'uno all'altro accarezzando questo, prendendone un altro sul polso per un istante, chinandosi per aggiustare i getti di un altro ancora. «Non sono belli», disse. «Vedete, quello è un falcone gentile. Lo chiamano ignobile perché afferra la preda in caccia diretta. Questo è un falcone azzurro. In falconeria lo chiamano noble perché si leva in alto, al di sopra della selvaggina, e poi, ruotando, le piomba addosso dall'alto. Questo uccello bianco è un grifalco del nord. Anche questo è nobile. Ecco uno smeriglio. E questo Tiercelet è un falcone degli aironi». Le chiesi come avesse appreso l'antico linguaggio della falconeria. Non lo ricordava, ma pensava che glielo avesse insegnato suo padre quando era ancora bambina. Poi mi condusse via e mi mostrò i giovani falchi ancora nel nido. In falconeria vengono chiamati naï, spiegò. Un brancher è un uccello giovane, capace appena di lasciare il nido e di saltellare da un ramo all'altro. Un uccello che non ha ancora mutato le penne si chiama sor, e un mouet è un falco che ha fatto la muta in cattività. Quando catturiamo un falcone selvatico che ha già cambiato il piumaggio lo chiamiamo hagar. Raoul è stato il primo che mi ha insegnato ad addestrare un falco. Volete che vi insegni come si fa? Sedette sul bordo del rigagnolo che scorreva in mezzo ai falchi e io mi gettai ai suoi piedi per ascoltare. Allora la demoiselle D alzò un ditino rogio e cominciò in tono molto serio. «Per prima cosa dovete prendere il falcone». «Io sono già preso», risposi. Lei rise graziosamente e mi disse che il mio dressage sarebbe forse stato difficile perché ero noble. «Sono già domato», risposi. «Ho già i geti e i sonagli», lei rise ancora, felice. «Oh, mio coraggioso falcone, allora ritornerete al mio richiamo?» «Sono vostro», risposi convinto. Lei tacque per un momento, poi il rossore le ravvivò le guance, alzò di nuovo il dito dicendo «Ascoltate, voglio parlarvi di falconeria. Vi ascolto, contessa Jean D.» Ma lei si abbandonò di nuovo alle sue fantasticherie e i suoi occhi parevano fissi su qualcosa, al di là delle nuvole d'estate. «Philippe», disse finalmente. «Jean», mormorai. «È tutto, tutto ciò che desideravo», sospirò lei. «Philippe e Jean». Mi tese la mano e io gliela sfiorai con le labbra. «Conquistatemi», disse lei,
ma questa volta il corpo e l'anima parlavano all'unisono. Dopo un poco lei ricominciò. «Parliamo di falconeria». «Incominciate», risposi. «Abbiamo catturato il falcone». Allora Jean D. mi prese una mano tra le sue e mi spiegò come, con infinita pazienza, si insegnava al falco giovane ad appollaiarsi sul polso, che lo si abituava poco a poco ai geti, ai sonagli e allo chaperon a cornette. «Devono avere un buon appetito», disse lei. «Poi, a poco, riduco il loro nutrimento, che in falconeria viene chiamato pa. Quando, dopo molte notti passate o blocche, come questi uccelli, convinco la gar a restare tranquillo sul polso, allora è pronto e posso insegnargli a venire a prendere il cibo. Fisso il pat all'estremità di una cordicella chiamata lure e insegno al falco a venire da me non appena comincio a farla girare in cerchio al di sopra della mia testa. Dapprima lascio cadere il pat quando il falcone arriva e lui mangia il cibo a terra. Dopo un po' impara ad afferrare un lure in movimento mentre io lo faccio roteare nell'aria e lo trascino per terra. Dopo è facile insegnare al falcone a piombare sulla selvaggina senza dimenticare mai di faire courtoise à l'oiseau, cioè di permettergli di assaggiare la preda. Interruppe il grido di uno dei falchi e lei si alzò per regolare la longe attorcigliata intorno al bloc, ma il rapace continuò a sbattere le ali e a lanciare strida. «Che cosa succede?» fece lei. «Filippa, vedete qualcosa?» Mi guardai intorno e dapprima non vidi nulla che potesse giustificare lo scompiglio accresciuto dalle grida e dall'agitarsi di tutti gli uccelli. Poi il mio sguardo si posò sulla roccia piatta accanto al ruscello. Un serpente grigio strisciava lentamente sulla superficie del macigno e gli occhi della piatta testa triangolare brillavano come un giaietto. «Un couleuvre», disse lei sottovoce. «È innocuo, non è vero?» domandai. Lei indicò il segno nero a forma di V che quello aveva sul collo. «È morte certa», disse. «È una vipera». Seguimmo con lo sguardo il rettile che si muoveva lentamente sulla roccia liscia, portandosi là dove i raggi del sole formavano un'ampia chiazza calda. Mi mossi per andare ad esaminarlo, ma lei mi si aggrappò al braccio gridando «No, Philippe, ho paura! Per voi, Philippe, io vi amo!» Allora la presi tra le braccia e la baciai sulle labbra, ma non seppi dire altro che «Jean, Jean, Jean!» E mentre lei mi si abbandonava tremante sul petto, qualcosa tra l'erba mi colpì il piede, ma io non vi badai. Poi qualcosa mi colpì di nuovo la caviglia e un dolore acutissimo mi trafisse. Guardai il dolce viso di Jean D. e la baciai, e con tutte le mie forze la sollevai tra le braccia e la scagliai lontano da me. Poi, piegandomi, mi strappai la vipera dalla caviglia e le schiacciai la testa con il tacco. Ricordo di essermi sentito debole e stordito. Ricordo di essere caduto a terra. Con gli occhi che si annebbiavano lentamente, vidi il viso bianco di Jean accostarsi al mio, e quando la luce svanì, sentii ancora le sue braccia attorno al mio collo e la sua guancia morbida contro le mie labbra stirate. Riaprii gli occhi e mi guardai intorno, atterrito. Jean era scomparsa. Vidi il rigagnolo e la roccia piatta. Vidi la vipera schiacciata sull'erba accanto a me, ma i falchi e i blocks non c'erano più. Balzai in piedi. Il giardino, gli alberi da frutto, il ponte levatoio e il cortile recintato erano spariti. Fissai stupidamente un mucchio di rovine grigie e coperte d'edera, tra le quali erano cresciuti grandi alberi. Mi trascinai con il piede intorpidito, e quando mi mossi, un falcone si innalzò dalle cime degli alberi tra le rovine e, descrivendo cerchi sempre più stretti, scomparve tra le nuvole che ammantavano il cielo. «Jean! Jean!» gridai, ma la voce mi morì sulle labbra e caddi in ginocchio tra le erbacce. Ed io volle che, senza saperlo, fossi caduto davanti a una lapide scolpita nella pietra in onore della Mater Dolorosa. Vidi il volto mesto della Vergine spiccare nella pietra fredda. Vidi la croce e le spine ai suoi piedi, e più sotto lessi «Pregate per l'anima della Damoiselle Jean D., morta nel fiore della gioventù, per amore di Philippe, uno straniero.
Anno Domini 1573. Sulla terra gelida c'era un guanto di donna, ancora caldo e profumato.